Sulla Waldweg, al numero 5, un uomo è stato ferito con un'arma da fuoco. Mandate un medico e avvertite la squadra omicidi. Waldweg 5, arriviamo immediatamente. Un uomo ucciso davanti a casa. È appena arrivata la squadra omicidi. Va bene, noi torniamo alla centrale. Buonasera, ispettore. Buonasera, consigliere. È morto sul colpo e... E l'arma del delitto è stata ritrovata? Non ancora, comunque è una pistola. Va bene, appena avrete un rapporto completo... Io vivo qui, in questa villa. Ero la sua governante. Oggi era la mia giornata libera. Stavo tornando a casa e... ho notato che la luce era accesa e tutto aperto. È stato allora che l'ho visto in terra e ho riconosciuto che era Vidani. Torni dentro ora, non è un bello spettacolo. Le confermo che gli hanno sparato. Due colpi, in pieno petto e al braccio sinistro. Nella caduta ha subito un trauma cranico. Qual è l'orario stimato? Circa 2 ore fa. La meccanica apparente è che è arrivato a casa, ha aperto la porta e gli hanno sparato dall'interno. Aveva ancora le chiavi in mano ed ora eccolo qui, col numero 2. Mi dicono che è morto sul colpo. La casa è deserta. Come mai non c'è nessuno? La signora Vidani stasera aveva ricevuto un invito. L'ho chiamata subito per avvertirla della disgrazia. Ha detto che sarebbe corsa e era sconvolta. Signora, qui non si può stare. Questo è mio marito. Posso chiedere che cos'è accaduto? Signora Vidani, sono l'ispettore capo della polizia criminale Derrick. Sono desolato. Suo marito è stato ucciso. Gli hanno sparato sulla soglia, dall'interno, aprendo la porta. Come aprendo la porta? Ma non c'era nessuno. Lei non era libera oggi. E non vedo chi altri possa... Anch'io me lo sono chiesto, senza riuscire a darmi una risposta. Non aspettava nessuno che io sappia. Se avesse dovuto ricevere visite, mi avrebbe avvisata. Dove si trovava lei, signora Vidani? Ero stata invitata da una conoscente. Mi trovavo a casa sua. Ci dovrebbe dare il nome e l'indirizzo di questa conoscente. Sì, si capisce, sì. Si chiama... Un momento, lei la dovrebbe conoscere, credo. Non ha detto Derrick? Sì, Derrick, esatto. E allora sì. Derrick, questa amica sicuramente la conosce. Mi ha fatto il suo nome. È la dottoressa Foss. La dottoressa Foss? Agnes Foss? Sì. Si tratta di una psicologa che ha uno studio medico nella Tengelstrasse, no? Sì. Ero passata a trovarla, a casa sua. Come mai la conosce? Io... sono stata sua paziente, quindi una donna di grandissime qualità. Le devo tutto, lei mi ha salvata. Mio marito è stato ucciso. Derrick! Come ha detto, scusi? Vidani. Sì, lo conosco. Pensi che la moglie è appena venuta da me. È stato ucciso. Un momento, Derrick. La signora Vidani è lì. Ha già visto il cadavere.
In che stato d'animo è? D'accordo, sto arrivando. Un momento, per favore. La dottoressa Foss? L'ispettore Derrick mi ha telefonato, vuole vedermi. Che cosa vuole sapere, dottoressa? Vorrei sapere se è morto sul colpo. Un proiettile gli ha trapassato il cuore. Che lo avesse un cuore è un fatto che francamente mi stupisce. Posso capire che cosa sta passando, mia cara? Salve, Derrick. Ci sono state migliori occasioni per vedersi. Avete ancora bisogno della signora? Credo che sia molto stanca. Non è che abbia saputo dirci granché, comunque può andare per ora. Sia gentile, la accompagni in camera sua. Appena posso la raggiungo. È una mia paziente. Non l'avrei mai lasciata sola in un momento come questo. Sarei venuta comunque. Si sa chi lo ha ucciso. Al momento non ancora. Il signor Vidani stava rientrando in casa e non appena aperto si è ritrovato davanti il suo assassino. Come in casa, dice? E finestre, porte, era tutto chiuso. Apparentemente all'assassino è bastato limitarsi a entrare, il che lascia spazio a due possibili ipotesi. O qualcuno gli ha aperto la porta, oppure l'assassino aveva le chiavi. Derrick, verrebbe a trovarmi domani nel mio studio. Vorrei metterla al corrente di fatti importanti che riguardano quell'uomo. Lei sta trascurando il fattore tempo. Dovrebbe sapere che qualunque informazione ha più valore se viene raccolta subito. Il limite classico delle 8 ore dalla scoperta dell'omicidio. Stia tranquillo. Il colpevole non le scapperà. E ora mi scusi, devo andare dalla signora. Se ce lo dice lei, siamo in una botte di ferro. Il colpevole non le scapperà. Sì, è sempre stata un po' strana. Buongiorno, Derrick. Buongiorno, dottoressa. Ha un po' di tempo per me? Certamente, la stavo aspettando. Ho passato lì tutta la notte. La signora Vidani era sconvolta. È proprio vero, ognuno di noi ha un suo equilibrio. Alcuni sono incrollabili e nulla li può toccare. Altri si piegano come canne al vento ma conservano radici forti. Infine ci sono quelli che rischiano di volare via al primo alito di vento. Come ad esempio la signora Vidani. Lei ha sopportato molto più del sopportabile in questi anni con quel marito. Comunque, prima che le dica qualcos'altro, senta anche il dottor Dalau, è meglio. Dalau. Ah, sì, il sostituto procuratore, sì. Lui le racconterà che razza di uomo fosse quel Vidani. Vidani Ludwig Karl, commerciante, età 52 anni. Più volte accusato di violenza carnale. Prego. Grazie. Scusi la volgarità, ma quello aveva in testa soltanto una cosa, come si dice. E ne era ossessionato al punto che non aveva spazio per nient'altro. Ecco l'ultimo caso. Una studentessa di un istituto tecnico, 18 anni. Aveva perso la metro e andava a piedi. Era buio. La strada costeggiava un bosco. Un'auto le passa vicino e rallenta. Il conducente, Vidani, offre alla ragazza di accompagnarla. È buio, dice, non ha paura di andare in giro da sola? Sì, aveva paura e accetta il passaggio. Vidani, invece di accompagnarla, si addentra ancora più nel bosco, dove violenta la ragazza. Alla polizia a cui si era rivolta hanno scattato delle fotografie della poverina, con gli abiti laceri e piena di lividi. Cosa prova vedendo queste foto? La tiene addirittura sulla sua scrivania. Sì, per averla sempre davanti a me. Mi serve per ricordare a nome di chi faccio questo lavoro. E a nome di chi lo fa, se è lecito chiedere?
Che domanda è? Le sto dando una buona occasione di parlare della sua alta missione di ripristinare l'ordine quotidianamente violato. Dovrebbe essermene grato. Conosco il suo singolare senso dell'umorismo, Derrick. Comunque ha colto nel segno. Diventa una missione quando vedo queste cose. E lo è anche per lei, per come la conosco. Quando la dottoressa Foss mi ha telefonato dicendo che sarebbe passato, ho preso quella foto per fargliela vedere. È quella di una vita distrutta. Non è una novità, certe cose per me sono all'ordine del giorno. Quindi ci ha fatto l'abitudine? No. E ha sporto denuncia quella ragazza? Sì. Sì, certo. Salvo che è stata ritirata, soltanto qualche giorno dopo. E con il suo consenso, come la ragazza stessa ha avuto modo di spiegarci. Tutto si può dire che ci ha spiegato, tranne il vero motivo. Il padre, in compenso, è stato assunto nella ditta di Vidani. E prende un ottimo stipendio, più di quanto abbia mai guadagnato. Ecco perché la tengo sulla mia scrivania. Non riesco a dimenticare. Se permette una domanda piuttosto privata, le chiederei... La consola l'idea che colui che è stato causa di questa tragedia sia morto? A questa che chiama una domanda privata, solo in privato potrei rispondere. Ovunque, ma certamente non qui. Questo per me è più di un ufficio. Come ha trovato il nostro sostituto procuratore? Ah, straordinario. Sa cosa mi piace di lui? Che i suoi ideali sono ancora intatti. Forse il suo limite è lo sgomento che prova nel vedere distrutti quelli degli altri. Le ha fatto vedere la foto che tiene sulla scrivania? Ho saputo che a quanto pare la ragazza ha ritirato la denuncia. Strano, no? Già, e suo padre ha accettato un posto di lavoro. Adesso ha una stanza sul piano di quella di Vidania. Ma lei sarà qui per qualcos'altro. Che cosa vuole sapere? Come conosce la signora Vidania? È una mia paziente, come le ho detto. È venuta da me per una questione molto delicata. Riguardante lei e suo marito. Ah, sarà coperta da segreto, immagino. O no? Dice che se ne può parlare? La signora Vidania mi ha autorizzata a farlo. Parleremo di quello che le può essere utile. Ho messo una videocamera per riprendere i miei pazienti durante le sedute. Naturalmente con il loro consenso. È di grande aiuto per me. Posso ritornare sulle domande che ho fatto e sulle relative risposte. Rivedo espressioni e reazioni che rischierebbero di sfuggirmi, altrimenti... E questo è inutile dirle quanto possa aiutarmi nell'analisi. E di solito la autorizzano senza problemi a fare riprese di simile natura? Sì, perché sanno che in un secondo tempo le riguardo con loro, quindi ci discutiamo un po' sue. E una volta finita l'analisi, questi video normalmente vengono distrutti. Ne deduco che adesso mi farà assistere a qualcosa che non è stato distrutto. La signora Vidania mi ha pregata di conservare il nastro, perché pensava che un giorno potesse servire a qualcosa. A quanto pare, quel giorno è arrivato. No, è malato, sicuramente è malato, oppure è pazzo. Ecco, noi dormiamo in camere separate per una sua decisione. Lui dice che se dorme insieme a me non riesce ad eccitarsi. Dice che preferisce presentarsi all'improvviso, magari abbattendo la porta a calci. Gli dà piacere abbattere la porta? Sì, vede... Vede lui le cose... Le vive, come dire, perché lei capisca, in una maniera violenta. Lui vuole che io abbia paura, che gli mostri di avere paura. Io lo faccio per compassione e per pietà, oltre che per paura. Adesso ha cominciato pure a uscire di notte. Gli domando dove va e con chi, ma... Lui niente, dice, da solo, vado in giro da solo, dice, me ne vado a spasso. Mi procura piacere vedere le strade deserte, vado a piedi o in auto. Poco tempo fa è venuto in camera mia, era tardi, stavo già dormendo. Ha tirato via le coperte dal letto e ha urlato. Hai presente quel...
quel sottopassaggio della stazione Roman Platz, no? Che c'è quel lungo tunnel e... alla fine, se risale, c'è il binario. Io sto lì, aspetto. Finché qualcuno non perde il treno. E quando vedo che a perderlo è una donna, allora non riesco a trattenermi. Mi scattava una voglia irrefrenabile, un desiderio pazzesco di averla tra le mani. E mentre confessava questa cosa, tremava tutto. Sapesse che paura ho adesso, ho tanta paura. Sono qui per questo motivo. In sostanza le ha raccontato una delle sue violenze. Già, lei il giorno dopo ha aperto il giornale, immagini in che stato, ma senza trovarci niente. Era solo un sogno, è evidente. Un sogno premonitore. Ho detto alla signora Vidani di parlare con suo marito, di dirgli che era venuta qui nel mio studio e che l'avrei incontrato con molto piacere. Non mi dica che ha accettato di venire. Sì. Mia moglie dice che era curiosa di fare la mia conoscenza. Ah, sì? Sì, mia moglie ha detto proprio curiosa. Confesso che questo termine ha incuriosito anche me e mi sono detto curiosità per curiosità, Diano. Allora che mi dice? Eccolo il suo oscuro oggetto del desiderio. Lei racconta a sua moglie che fa sogni nei quali violenta le donne? Chiariamo immediatamente una cosa. Quello che le dirò non farà fare grandi passi alla psicanalisi. Io non riesco a vedere una donna senza immaginarla nuda. Anche me, quindi? Si capisce, anche lei. Io penso che capiti a chiunque, ad ogni uomo. Nei sogni che racconto a mia moglie, io sperimento come la donna sia solo una donna, un oggetto animato, parte della natura. In fondo tutti siamo parte della natura. Adesso lei mi dirà che sono malato, vero? Ma può la natura essere malata? Mi considera malato se adesso le racconto ieri sera cosa ho sperimentato. Allora, qualche volta, quando di notte sono in camera da solo, esco e... E ha cominciato a raccontarmi i suoi macabri sogni perneticanti. Quella parte è cancellata. Sì, ma rimane il fatto che qui è di sogni che si parla. E i sogni non sono perseguibili per legge. La signora Vidania, però, un giorno mi ha telefonato dicendo che le aveva raccontato di una violenza che aveva ritrovato su di un quotidiano. Davvero? Già, quindi non l'aveva solo sognata in questo caso. E non poteva denunciarlo nessuno, giusto? Se non quella ragazza, quella studentessa. Eh già, infatti lo ha denunciato. Senta, dottoressa, lei si è formata una sua teoria su chi possa aver desiderato la morte di Vidani e tanto da ucciderlo? Se è vero che Dio ama tutte le sue creature, allora ama anche i peccatori. Ma Dio non è solo perdono, è anche giustizia. Posso risponderle soltanto questo. Se fosse Dio a chiedermi un'opinione su quale strada gli dovrebbe far prendere, gli risponderei sicuramente quella dell'inferno. Da parte del sostituto procuratore, la mettiamo in cornice? È arrivato il momento di parlare con il padre. Vidani e soci. Un momento, prego. Sì, l'ho aperto subito. Di nuovo la polizia criminale. Dov'è Kergel? Credo sia sceso in archivio. Passo la telefonata a lui? Sì, certo.
Anzi, no, aspetti un momento, prima gli parlo. Voglio capire se sa di cosa si tratta. Quanto ci vuole per passare una telefonata? C'è la polizia criminale al telefono, le vogliono parlare. E perché? Cosa vogliono ancora? Adesso è cambiata la situazione. Vidani è stato ucciso, se le fosse sfuggito. Avanti, gli parli. Gli parli lei, a me non va. Pronto? Parlo con il signor Kergel? No, io sono Epler, il socio del signor Vidani. Kergel è fuori per il pranzo. Mi può dire di cosa si tratta? Guardi, starei venendo da voi. Avrei l'occasione per conoscere anche lei. Con piacere. Sta venendo qui. Basta. Ancora altre domande, non ce la faccio. C'è da impazzire. Gli dica che voglio che mi lascino in pace. Di cosa ha paura tutto a un tratto? Gli continui a dire quello che ha sempre detto, visto che finora ha funzionato. Hanno preso atto della sua posizione, cos'altro potevano fare? Non ho commesso altri sbagli. Adesso potrei licenziarla, Vidani è morto. Non ha più bisogno di lei. Qualunque cosa dica, per lui fa lo stesso. Io non la licenzio, lei resta, però mantiene la sua versione. Se la cambierà adesso, il risultato sarà uno solo. Disprezzo. Disprezzo generale che coinvolgerebbe anche me. Quindi cerchi di restare un impiegato modello che non ha altra preoccupazione che ritirare il salario alla fine del mese. Vidanie. Abbiamo lavorato come soci per anni. Anni di collaborazione. E alla fine, un brutale omicidio. E adesso a me tocca trovare l'assassino. Per questo le ho chiesto di poterle parlare. Lei era suo amico, no? Amico è una parola grossa. Non esageriamo. Sarebbe anche esagerato affermare che lo conosceva bene? È ovvio che lo conoscevo bene. Sapeva anche cosa sognava, no? Sì. Ma i nostri sogni fanno parte della sfera privata. Non ne abbiamo mai discusso. Però avrete dovuto discuterne dopo che quella ragazza ha sporto denuncia. Ecco, ha detto bene, abbiamo dovuto. Già. E avete fatto in modo di insabbiare tutto, chiedendo alla ragazza di ritirare la denuncia. Io non ho fatto o chiesto niente a nessuno. Però lei ha assunto il padre, o mi sbaglio anche in questo? Io non ho assunto nessuno, è Vidani che l'ha deciso. Non si è mai soffermato a ragionare su chi possa averlo ucciso? Sì. E non mi è venuto in mente nessuno. Comunque è lei che deve trovare il colpevole, se ci riesce. Non la invidio. E adesso vorrei sentire Kergel, le spiace? Signor Kergel? Questo è l'ispettore capo Derrick, della squadra omicidi. Buongiorno. Buongiorno, signor Kergel. Ma guarda che bell'ufficio, si deve star bene. Sì, Kergel è soddisfatto e la cosa è reciproca. Lo consideriamo un po' il nostro uomo di fiducia, d'ordine. E siamo contenti di averlo. Ora gli spiegherà la ragione della sua visita. Oh, volevo soltanto fare una chiacchierata a quattro occhi. Potrete fare a meno di un impiegato così prezioso per qualche ora, spero. Lei che ne pensa, signor Epler? Io penso di sì. Andiamo, signor Kergel. Dove siamo diretti? Sua figlia adesso dove si trova? Ora è a casa. Lei ha paura? Sì. E questa paura, le posso domandare, da cosa dipende? Un po' da tutto. Io ho sempre paura. Lei no.
le chiedo solo una cosa. Un piccolo desiderio. Le sarebbe possibile lasciarmi salire da solo? Vorrei preparare mia figlia al fatto che la polizia le vuole di nuovo parlare. Sì, certo, madame, si sbrighi. Grazie. Un signore della polizia criminale che vuole parlare con te. Non so dirti di cosa si tratti, ma Vidanie è stato ucciso. Forse è per questo che è qui. Ucciso? Anche se hai paura, cerca di non mostrarlo. Sarà meglio che ripeti tutto quello che hai già detto, in modo che non si possano notare discrepanze. Allora io lo porto su. Dina, il signore mi ricorda il suo nome, scusa. Derrick. Buongiorno, signorina Kergel. Avrebbe un momento da dedicarmi? Dina, il signore ti ha chiesto una cosa. Lasci, me la sbrigo da solo. Lei vada fuori ad aspettare. Potresti perlomeno alzarti, no? Mi scusi. Io sono giù in cortile. Che cos'ha? Non si sente bene? Mio padre ha detto che vuole chiedermi qualcosa. Sì, ma è occupata. Vedo che studia. Biochimica? No, chimica alimentare. Deve essere interessante. No. Stia a sentire, non ho domande particolari da porle. Volevo solo conoscerla di persona. Non è mia intenzione torturarla con domande alle quali ha risposto chissà quante volte. Mi limiterò a qualche considerazione. Suo padre ha accettato un'offerta di lavoro da Vidania. Se ha delle domande le faccia e riceverà una risposta. Una semplice, allora. Lei ama suo padre? Anche se non richiesta, le dirò la mia impressione. È un insicuro e un debole. È sempre stato così? Sì. Lo è da sempre. E sua madre? Lo ha piantato. Non l'ho mai neanche conosciuta. Lei mi domanda se amo mio padre. Lo amo, sì. Del resto, tra amare e non amare, il confine è sottile. E adesso mi dice cosa vuole. Lei, come dire, scusi se glielo domando, ma è un dettaglio importante. Lei ha più rivisto Vidanie dopo quell'episodio? No. Se lo volesse vedere, ho con me una sua foto. Come può vedere, è una foto del delitto. Gli hanno sparato dall'interno della casa. È caduto a riverso e che altro? Eccolo lì. Molto gentile. Non la trattengo, avrà da fare, no? Le sarà stato utile parlare con me, voglio sperare. Certo, ma ora la lascio, è talmente impegnata con la chimica.
Bene così. Questa è una prova di carattere. Lei ha appena dimostrato di provare quelli che si chiamano sentimenti forti. Ehi, papà. Come mai qui? Cos'è successo? Perché non sei al lavoro? Non mi dire che ti hanno sbattuto fuori. Ma no, che non mi hanno sbattuto fuori. Di sopra c'è uno della polizia. Sta parlando con tua sorella. Come, di nuovo? Ricominciamo adesso. Lo sai che Vidani è morto? Non è mica stata lei ad ammazzarlo. No, no. Ora però si apre una nuova inchiesta e torna fuori tutto. Allora? Ha saputo quello che voleva? Mm-hmm. Quindi è riuscito a parlare con mia figlia. A lei ha risposto? Sì, certo, a me ha risposto. Questo è il fratello di Dina. Buongiorno. Salve. Le dispiace se salgo adesso? Certo, salga, non me lo chieda neanche. Grazie, Dante. Avrà sentito parlare di Vidani e anche lei, immagino. Si capisce. Che impressione le fa sapere che ora è morto? Mi risponda d'impulso, senza starci tanto a pensare. Che impressione mi fa? Nessuna. Comunque, saprai il ruolo che ha giocato nella vita di sua sorella. Certo che lo so, scherza. E adesso che lui è morto, lei si limita a fare una scrollatina di spalle. Che dovrei fare, secondo lei? Vuole bene a suo padre? Un'altra domanda alla quale non sa rispondere. Infatti. A sua sorella, invece? Se voglio bene a mia sorella, oh, certo, siamo molto legati. Scommetto che per lei farebbe qualunque cosa. Eh? Qualunque cosa. Stefan, il commissario capo si stava giusto chiedendo come vanno le indagini, e anch'io. Insomma, cosa stai combinando? Vado in giro, vedo gente, cerco di capire quello che pensa. In tutto questo ho una strana sensazione. Come se avessi già parlato con il colpevole. Oh, Derrick! Salve, dottoressa. Come sta? Bene, lei? Complimenti, spacca il minuto. Che vuole farci? Ognuno ha i suoi difetti. Sono proprio curiosa di sapere cosa ha scoperto. Ah, niente di speciale. Allora, ha conosciuto il padre? Sì, entrambi, padre e figlia. Ah, quindi ha parlato con tutti e due? Mm-hmm. A quale conclusione è giunto? Beh, sa, diciamo che ho preso la cosa alla larga, come spesso mi capita di fare, quindi mi sono limitato a gettare le basi di un interrogatorio. Si deve sapere essere anche un po' delicati. Ho cercato di fare un tuffo, che buffa parola, nella psiche di queste persone. E ne ha toccato il fondo? No, il fondo proprio no, no, non direi. Forse posso darle una mano. Ho parlato anch'io con quei due. Ah, ed ha anche ripreso la conversazione, magari? Sì. Non starà per dirmi che non l'ha cancellata. È evidente che questo va contro la mia etica professionale, ma va considerata l'eccezionalità del caso. Qual è stata la motivazione che ha spinto padre e figlia a venire qui da lei, se non le chiedo troppo? Il sostituto procuratore li ha convinti quando, dopo aver ritirato la denuncia alla ragazza, ha saputo che il padre aveva avuto un lavoro presso l'uomo dal quale era stata violentata. Avevo già preparato la videocassetta. Ora vengo messo sotto accusa perché non lo so neanche io. Solo per aver accettato un lavoro che mi ha offerto un conoscente di mia figlia, per così dire. Una conoscenza del tutto casuale. E sulla quale tutti quanti hanno ricamato. Sulla quale si sono divertiti a costruire un caso. A crearci intorno enorme scalpore. Neanche avessi chiesto io a mia figlia di ritirare quella denuncia, neanche le avessi detto aiutami, insomma che cosa vuoi ancora da quello? Si è pentito e sta cercando in un modo o nell'altro di riparare. In fondo che cosa ti chiedo? Solo di dimenticare. Mio Dio, nemmeno avesse cercato di ammazzarti. Invece non le ha detto niente del genere. No, scherziamo, no. Mia figlia mi avrebbe disprezzato per il resto della sua vita. E così non la disprezza?
Se ha ritirato la denuncia, lo ha fatto solo perché lei gliel'ha chiesto. E il suo stupratore è diventato il datore di lavoro del padre. È meglio che impari a convivere con il suo disprezzo. Mi scusi, Derrick, contrariamente alle mie abitudini, stavolta mi sono un po' lasciata andare. Già. Per dirla con una parola già usata molte volte, diciamo che non gli ha fatto mistero del suo disprezzo. Già, però non avrei dovuto. Nel mio lavoro la cosa più importante è la distanza. Non lo devo mai dimenticare. Infatti. E ora è il turno della figlia. È poco più avanti. Ma lei che cosa vuole da me? Quello che avevo da dire l'ho già detto alla polizia. Io con lei non voglio parlare ancora di Vidania, ma di suo padre. Si è appena parlato con lui in persona. Non le basta? Suo padre è... Che cos'è? Me lo spieghi lei se lo sa. Un figlio vede il padre come un essere perfetto, una specie di idolo. Fino a che il tuo idolo non sbaglia. E allora lì apri gli occhi. Quindi lasciamo perdere mio padre. Che cosa ne pensa? Penso la stessa cosa che ho pensato quando sono andato a trovarla. È una ragazza capace di sentimenti molto forti. Adesso però avrei una domanda per lei. Ritiene di essere abbastanza distaccata riguardo a questo caso? No, Derrick, purtroppo no. Abbiamo qualche novità? Sì. Questa signora per me è una rivelazione. La signora è la dottoressa Foss? Sì, la dottoressa Foss, che candidamente ha quasi confessato. Chiariamo, non che sia stata lei a sparare, soltanto che in qualche maniera c'entra. Fino a che punto? Se lo sapessi, non starei qui seduto a parlarne con te. Allora, vediamo. Vidani è stato ucciso e raccontava alla moglie i suoi sogni quantomeno deliranti, che lei è andata a riportare alla dottoressa Foss. Quali erano le nostre conclusioni? Che la signora Vidani non era da sospettare. Per via dell'alibi. Insieme alla nostra dottoressa Foss, la quale le ha procurato quell'alibi. E ora tu pensi che la dottoressa Foss sia una potenziale colpevole? E come posso escluderlo? Beh, in conclusione? Ho in testa tanti di quei nomi che veramente sto rischiando di farmela scoppiare. La signora Vidani, ora ci si mette la dottoressa Foss, poi questa Dina Kergel, il fratello, il padre. Il padre tra tutti questi senz'altro è interessante come figura. Mi domando, sinceramente, se sia un personaggio da commedia o un personaggio da tragedia, o magari un po' dell'una, un po' dell'altra, non so dire. Quello che è certo è che ha da sopportare un bel fardello. Allora, carissimo, che mi racconta? Cosa voleva quel poliziotto da lei, visto che non è più tornato in ufficio ieri? Anche lui voleva parlare con mia figlia. Ah, sì? E che cosa ha saputo di nuovo? Niente. Si è limitata a ribadire ciò che ha sempre detto a tutti. Tutto a posto, allora. E adesso, sua figlia? Sta bene, per quanto ne so io. L'ho vista quando ho accompagnato Vidani per trovare un comune accordo che mettesse fine a questa storia. Vidani era contento che si fosse giunti a una soluzione soddisfacente per tutte le parti. E quando dico tutte, intendo anche sua figlia. Una volta parlando con me la definì un'inquietante bellezza. Condivido in pieno questo giudizio. È una ragazza inquietante che ha un fascino irresistibile. È comprensibile che un uomo la voglia conoscere più da vicino. Io stesso non mi tirerei indietro. C'è un vecchio detto qui da noi che grosso modo dice così: i vantaggi te li devi cercare, i guai li incontri per strada. Sai dove è Dina? È di sopra. Dice che in casa non posso entrare. Perché non puoi entrare? Cosa hai fatto? Perché me l'ha data Vidani e la mountain bike la devo buttare via. Thank you.
Dina, aprimi. Hai già mangiato qualcosa? Non ho fame. Con te non so più cosa fare. Quelle che cosa sono? Te ne vai di casa? Sì, hai indovinato. Mi trasferisco da un'amica. Non agitarti, non vado mica su Marte. Tu con quella bicicletta non entri in casa. La devo lasciare in cortile, così magari me la rubano. Hai sentito cosa ha detto tua sorella? Portala giù, avanti. Comunque non la dovevi accettare. Proprio tu mi dai lezioni. È lei, Derek. Sì, mi scusi. Avrei fatto meglio ad avvertire, lo so. Mi trovavo qui nei dintorni, allora ho pensato di passare solo per un saluto. Però se ha da fare me ne vado, eh? No, no. Prego. Si accomodi. Derek. Buongiorno, dottoressa. Anche lei qui? Ah, ma non mi meraviglia. Siete grandi amiche voi due ormai, no? In effetti ci vediamo spesso. Parliamo del più e del meno. Non sarà certo qui per le nostre chiacchiere, comunque, no? Allora, cosa succede? L'ultima volta abbiamo parlato del padre, ricorda? E siamo tutti convinti che abbia sfruttato la violenza carnale di cui è stata vittima la ragazza. Aspetti, come gli ha detto lei? Ah sì, gli ha detto, le conviene imparare a convivere con il suo disprezzo. Quel disprezzo ha cominciato a diventare concreto. La ragazza se n'è andata di casa e si è trasferita da una sua compagna di studi. E adesso il padre è lì sotto, per strada, aspettando che scenda per poterle parlare. Però lei si rifiuta. Derek, per quale motivo è venuto a raccontarci queste cose? Lei ha ammesso di non essere distaccata, il che penso significhi qualcosa. E mi piacerebbe approfondire il concetto, visto che non ne abbiamo più parlato. Allora mi ha preso alla lettera. Già, l'ho presa alla lettera. Insomma, piomba qui e ci racconta di un padre disperato, in lacrime, distrutto per una figlia che si rifiuta di parlargli. Già. Ma sa dire solo già. Che vuole che dica, visto che le ho fatto una domanda e lei cerca di divagare? Cosa intende quando afferma che non è abbastanza distaccata? Intendo solo che mi dispiace per un padre in una situazione dalla quale a questo punto non penso che potrà uscire tanto facilmente. Ecco. Il cervello! Quell'affare in casa non entra più. Risali subito, ma senza bicicletta. O te la ributto di sotto. E te appresso. Insomma, che sta succedendo, papà?
Devo parlare con Dina, invece. Lei si rifiuta di farmi entrare. Per me quel portone rimane chiuso. E io che ci posso fare? Ad esempio, potresti andarci tu da lei. A te è più probabile che apra. E quando la vedrai, che io l'aspetto qui in casa. Devo rivelarle qualcosa di importante. Se è così importante, perché non me lo dici subito? D'accordo, sì. Dille che io ho ucciso Vidani per vendicarla. E dille che sono qui e la sto aspettando. Adesso ripetimelo. Quando ho accettato il posto alla ditta, Vidani è venuto da me e ha detto: mi sono divertito con tua figlia, ma una volta sola con una così sarebbe un peccato. E ha aggiunto: questa è la mia chiave di casa, fagliela avere e dille che quando le va la può usare. Non te l'ho mai data questa chiave. È servita a me. Sono entrato in casa. Ho aspettato che arrivasse. E gli ho sparato due volte. Dammi quella chiave. Mio padre ha ucciso suo marito. Questa è la chiave di casa sua. Ce l'aveva mio padre. L'ha aspettato qui dentro e l'ha ammazzato per vendicarmi. Senti. Devo parlare con tuo padre, è importante. Derrick, avrebbe un minuto per me, vorrei parlarle. No, stavolta forse è meglio di no. Vengo io da lei. L'ha già saputo anche lei, è stato mio padre. Aveva avuto la chiave di casa da Vidani stesso. Ecco perché non hanno trovato nessun segno di scasso, nessun porta, nessun... Dove si trova suo padre adesso? Sta confessando, è dentro quell'ufficio. Allora è vero che certe notizie volano. Sì, sono stata informata dalla signora Vidani. Insomma, hai il suo assassino. No, per il momento ho soltanto un reo confesso che personalmente non penso sia l'assassino. Prego.
Secondo lei mente? Sì. Vede, Vidani è stato ucciso e l'arma del delitto dov'è finita? Questo lo dovrebbe chiedere a Kerger. L'ha già fatto? Vuole che non l'abbia fatto? Ha subito ammesso di avere una pistola, senza nemmeno saperla descrivere. Poi ha detto di averla gettata via, ma non ricordava più dove. Ho confessato, diceva, che vi importa dell'arma del delitto. Poi, finalmente, insistendo, ha indicato il fiume Isar, alla Prater Insel, non so se ha presente la zona. Ora lo stiamo dragando. Mi scusi però, Terrick. Perché, secondo lei, si è addossato la colpa dell'assassinio? È proprio lei me lo chiede. Vuole recuperare. Recuperare l'affetto di sua figlia. Non lo mettono in carcere? Che succede? Non glielo so dire. È venuto fuori un problema. La pistola non è ancora stata ritrovata. Non crederanno che mio padre stia mentendo. Stanno cercando da più di 2 ore. Ma chissà che speriamo di trovare in quella melma. Stefan, è confermato, è l'arma del delitto. Isar Prater Insel. Era quella la zona nella quale andava gettata. L'ispettore capo Derrick vorrebbe parlare. Sì, Derrick. Mi dice chi ha gettato l'arma del delitto nell'Isar, per favore? È stata lei? No, io quella pistola non l'ho neanche mai toccata. La signora Vidanie? Temo che non le potrà rispondere. Provi a domandarlo alla scientifica, è da lei. La signora Vidanie è morta, si è appena suicidata. Si è avvelenata, non c'è stato niente da fare. Ha detto qualcosa in punto di morte? No. Avete trovato una lettera, un biglietto o qualcosa? Lo speravamo anche noi, ma non ha lasciato nulla. Grazie. Cos'altro vuole adesso? Sapere perché si è suicidata? Per evitare che lei le potesse fare altre domande. Mi dia retta, Derrick. Lasci le cose come stanno. È quello che Gerda avrebbe voluto. Evidentemente Kergel doveva essere veramente disperato per accusarsi del delitto. Lo stupratore che consegna al padre le chiavi di casa da dare alla figlia. Pensi che sia inventato. La ragazza come sta adesso? Bene, credo. Dopotutto non le resta che accettare i fatti. Che alternativa ha? Le voglio dire una cosa che l'esperienza di tanti anni mi ha insegnato. A volte ci sono dei casi che non hanno una soluzione definitiva, ma non per questo ci si deve scoraggiare. Io non smetterò mai di fare domande a cui dare una risposta.